Francesco Loi 3-1 con la Samassi, è primato solitario del Muravera, una partita ad handicap, siete andati sotto ma con la tranquillità e con la qualità dei vostri attaccanti siete riusciti a ribaltare la gara e poi tante occasioni, è forse lì che dovete migliorare perché si poteva chiudere un po' prima la gara. Guarda, era sulla carta una partita difficilissima perché incontravamo forse la squadra che in questo momento sta meglio di tutte, sapevamo l'importanza del risultato, sapevamo il valore dell'avversario e la partita è stata difficile. La partita è stata difficile tatticamente perché è una squadra atipica, nel senso che è una squadra propensa a grande pressione, gioca molto alta, grande qualità in mezzo al campo, giocatori esperti, difensori forti fisicamente. Sapevamo che ci avrebbe creato tanti problemi anche sulle palle inattive, così è stato. Siamo andati sotto sulla solita punizione di Angheleddi che ha messo la palla perfetta in mezzo. Siamo stati molto bravi a livello di mentalità, a tenere la calma, a essere pazienti, a ricostruire la partita, a non perdere gli equilibri, a rimetterla nei giusti binari, e non era semplice. Grande prestazione dal punto di vista difensivo perché poi alla fine abbiamo concesso solo esclusivamente una palla inattiva in tutta la partita. Ottima prestazione a livello offensivo per quantità di azioni gol create, un po' meno per quanto riguarda la precisione perché comunque abbiamo realizzato poco per quello che abbiamo creato. Però tre punti molto molto importanti in questo momento ancora ci fanno crescere. Tra l'altro nelle occasioni ricordiamo anche il rigore tirato da Meloni, parato da Azzeni e poi diciamo anche gli aiuti che tu puoi avere dalla panchina, no? Perché poi alla fine fa entrare la vista e Satta in mezzo al campo, Satta firma il 3-1, poi è stato De Sena, è stato Viani, un po' Massessi in finale. Visto che non siamo riusciti a chiudere la partita come potevamo, a un certo punto siamo andati con i tre centrocampisti tutti e tre ammoniti, quindi ho cambiato totalmente il centrocampo, ho fatto uscire Marco che comunque ha fatto 60 minuti a grandissimo livello in un ruolo che non era il suo, si è disimpegnato molto bene, ovviamente la vista non è un giocatore che scopro io e sappiamo tutti che tipo di giocatore è, si è messo a disposizione della squadra, Satta è entrato in campo con la mentalità giusta, è stato premiato da un gol, e De Sena ha fatto la sua bella partita, ma la cosa importante è che tutti si adeguano a cambiare spesso e volentieri di posizione durante la gara stessa e sono tutti un contributo aggiunto. Penso stiano capendo che una squadra fatta di tutti i titolari piano piano si stanno adattando alla nuova mentalità. Lei già ha accennato, due sorprese oggi, Lamps titolare in mezzo alla difesa, Niedu un po' da interno, poi la finiva trequartista dietro la prima punta. Perché queste scelte? Perché la loro qualità migliore era sicuramente nei due centrali di centrocampo, perché Sogus e Angheleddu sono due giocatori di altra categoria e noi abbiamo messo fisico con Bruno, abbiamo messo qualità e quantità con Lepore, abbiamo messo grande tecnica ed esperienza con Marco che secondo me ha un po' spostato gli equilibri dalla nostra parte, essendo un giocatore atipico andava a giocare tra le linee, essendo sia un finalizzatore ma un gran costruttore di gioco e ci ha dato una grossa mano. Lampis perché settimana ha fatto molto bene, domenica scorsa ha fatto bene d'esterno e questa settimana abbiamo deciso di giocare con uno dei due centrali fuori quota per dare un po' più di spinta con Kadau sull'esterno basso. Penso che tatticamente le scelte hanno premiato. Cosa vuol dire il primato solitario adesso? Il campionato è lunghissimo, però intanto state rispettando un po' il pronostico. Il primato adesso non vuol dire niente. Il primato adesso vuol dire solo che si è intrapresa una strada di lavoro importante, che con grandi sacrifici stanno arrivando dei risultati importanti, ma il primato adesso è fittizio perché vale zero, però dimostra il fatto che comunque il nostro lavoro è sulla giusta strada. Per capire effettivamente quali saranno i valori bisognerà aspettare ancora la fine del girone d'andata, anche se poi
La vittoria della Nuorese oggi in casa col Guspini è sicuramente una vittoria che parla chiaro su quello che è il valore dell'avversario, ma la sconfitta del Guspini non ridimensiona assolutamente quelle che sono le ambizioni di alta classifica di una squadra che sta facendo benissimo ed era imbattuta fino ad oggi. Perdere a Nuoro ci sta per chiunque. E c'è da registrare il Sorso che ha cambiato marcia e ha già fatto il turno di riposo, quindi va considerata come una delle squadre favorite. Ma non, in questo momento non bisogna pensare tanto agli altri quanto tenere un ritmo di punti e una continuità di risultati importante per stare lassù, primo, secondo, terzo, non cambia granché. La cosa importante è che il gruppo cresca, che le prestazioni vadano in crescendo, che si limitino gli infortuni e cresca la condizione fisica. Penso che dal punto di vista fisico e atletico la squadra abbia dato una grandissima risposta anche oggi, perché hanno corso 95 minuti senza risparmiarsi in tutti gli effettivi. C'è da registrare la buona prestazione del 2000 Zinzula, che comunque era chiamata la prima partita da titolare, la buona prestazione di Puddu, che comunque arrivava da una tribuna, e la stessa buona prestazione di Lampis, che sono i tre fuori quota che hanno avuto modo di giocare. Dalla settimana prossima avremo una rosa più completa con altri due 2000, di cui uno ci è arrivato il transfert ieri e che oggi non ho voluto utilizzare, e l'altro arriverà lunedì o martedì, e a quel punto andremo a lavorare con la rosa effettiva fatta di 24-25 titolari, dove chi merita gioca. Hai un po' anticipato il prossimo turno, incontrate il Guspini che ho già perso a Nuoro. Niente, un Guspini che è stato con voi in vetta questa domenica, che sarà probabilmente arrabbiato nell'incontrare poi la capolista e nel voler riprendere un certo cammino. Ma penso che partita più difficile in questo momento non ci potesse capitare, sia perché loro arriveranno da una sconfitta, e ti dico anche, come ti ho detto prima, una sconfitta che ci sta per tutti, perché perdere a Nuoro penso sia quasi la normalità. Ma soprattutto incontreremo una squadra molto forte, ben organizzata, che atleticamente farà una gran partita e tecnicamente ha a disposizione giocatori di grande spessore, oltre ad avere un allenatore che io stimo in modo particolare per quella che è la mentalità e la schiettezza che ha nell'affrontare il calcio. Grazie Francesco, complimenti per la vittoria, il primato, in bocca al lupo. Grazie.